Già si respira aria di Natale, a Nocera Inferiore, da qualche giorno sono stati aperti i mercatini a via Matteotti e nelle altre zone della città, ma è da domani sera che il programma natalizio prenderà il via con la prima proiezione del videomapping. Piazza Diaz si riempirà di luci grazie alle proiezioni sulla facciata del comune, ma anche di musica con il DJ set di DJ Mark Hiller. Abbiamo cercato di fare il massimo per la nostra città, buona parte delle strade sono state illuminate dall'amministrazione comunale, un'altrettanta importante parte dagli esercizi commerciali, in una collaborazione positiva, valida, della quale ringrazio innanzitutto gli esercizi commerciali che hanno dato la loro disponibilità, penso a Corso Vittorio Emanuele e via Fucilari. Il resto dei comparti delle pubbliche illuminazioni su strade e su piazze sono prevalentemente dell'amministrazione comunale, poi ci sono anche altre iniziative di comitato, per esempio via Libroia. Ne è venuto un discreto arredo, un buon arredo, anche molto nuovo rispetto alle tipologie classiche delle illuminazioni sospese, perché sono invece posizionate lungo gli alberi delle strade della città e danno anche un bel effetto di prospettiva. Poi abbiamo una serie di eventi, il grosso sono eventi di carattere culturale, musicale, che sono distribuiti tra parrocchie, tra luoghi religiosi. Nel Teatro Comunale di Ana ci sono eventi importanti e poi le vigilie di Capodanno, di Natale e di Capodanno ci sarà una proiezione notturna nel dopo mezzanotte, quindi per consentire alle persone di vivere la città anche nel clima di festa particolare di quelle giornate. Il concerto del 5 gennaio è confermato? Sì, il concerto sarà confermato, o le tipologie di concerti, su questo voglio discuterne in maniera più approfondita per avere un coinvolgimento maggiore di tutte le parti della città, anche quelle che vengono tradizionalmente, non sono l'epicentro delle manifestazioni natalizie, questo per consentire una presenza anche in quelle che vengono definite le cosiddette periferie. Abbiamo rivolto alle associazioni, ai gruppi, anche ai commercianti che in genere hanno sempre collaborato in occasione degli eventi natalizi e anche per l'estate in città, abbiamo rivolto un invito a proporre iniziative. Come ogni anno sono arrivate le proposte, quindi in sinergia con la cittadinanza, possiamo dire, con questi gruppi, comitati di quartiere, abbiamo organizzato una serie di eventi, un cartellone ricco che fa da corollario all'evento clou che è quello di maggiore attrazione, che è il videomapping. E devo dire che c'è stata, come sempre, una bella collaborazione, una bella sinergia tra l'amministrazione e la città, quindi crediamo che si possa insomma replicare il successo degli anni precedenti. Noi abbiamo dedicato a questa iniziativa le giuste risorse, quelle che si poteva consentire l'amministrazione, l'ente locale, che non dispone neanche di grandi entrate oltre quelle ordinarie, quindi giustamente bisogna dare spazio a iniziative in queste occasioni, ma insomma cercando di conciliare la qualità con anche il contenimento della spesa. L'impegno è stato massimo, siamo partiti dal successo dell'anno scorso, abbiamo cercato di costruire tutto un percorso intorno che chiaramente ha comportato un lavoro enorme, che ha coinvolto tutti, sia dalla parte istituzionale che dalla parte della città, dai cittadini, semplici cittadini come ci hanno mi scrivevano su Facebook per dare delle dritte, ma abbiamo fatto incontri con le scuole, associazioni, comitati, insomma veramente con tutti. Quindi credo che la cosa più particolare e bella di quello che avverrà a partire da domani è proprio questo, cioè il coinvolgimento di una città intera rispetto a un progetto.